Di Maio l'hai conosciuto? Di Maio, Luigi Di Maio, l'hai conosciuto? Di Maio, tu sei il nonno conosciuto... d'Italia, potrebbe essere un nipotino. Sì, è giovane. Quando sorride è simpatico, è divertente. Ci siamo visti a Venezia in occasione del festival, pioveva da morire, stavamo aspettando il motoscafo che ci portasse lì dove c'era, ognuno doveva stare per conto suo. Abbiamo chiacchierato, mi ha detto io ti devo molto, come nonno libero, come Rino Banfi, vedo tutti i tuoi film, quindi è stato carino. Lo vedo ben disposto a quello che vuol fare, anche perché non urla come il suo capo. Il suo capo mi fa piacere. Beppe Grillo. È inutile dire. Ma lo conosci Beppe Grillo? Siete colleghi, diciamo. C'è da dire però una cosa a vantaggio di Beppe Grillo, che ci sono stati molti del mondo dello spettacolo che hanno tentato di fare politica negli anni, ma si sono persi un po' per strada. Lui è uno che non è disgraziato, nel senso che non è né onorevole né senatore, però riesce a far parlare di lui, ha fatto di grosso, un movimento importante. Ha fatto qualcosa di importante. Chapeau.